Simone Guidi, vengo da Firenze, nato e cresciuto a Firenze e sono contento di essere fiorentino. Per me un Miami Coffee Campus è stato intanto l'occasione finalmente per poter incontrare baristi o professionisti del settore e anche persone che non sanno nemmeno di cosa si parla di caffè, per un modo per parlare di caffè. Allora, era un caffè del Perù che ha portato uno dei partecipanti di oggi a Umami Campus, era un caffè biologico e ciò che mi ha lasciato veramente, cioè che mi ha incuriosito di questo caffè è stato proprio l'ingresso in bocca, che era un ingresso che aveva un'acidità non troppo forte, quindi non era troppo spiccata, però a sua volta aveva anche una dolcezza che almeno personalmente piaceva molto e vi ha reso quel caffè interessante o comunque da scoprire meglio, da lavorarlo meglio, sia da un punto di vista di tostatura sia da un punto di vista di lavorazione in macchina. Sicuramente la parte competition, dove appunto è stata presentata la gara di Ibrick di Davide Berti, che ha portato allo scorso mondiale in Turchia, perché comunque è una cosa che non si vede tutti i giorni, è una cosa, una novità, veramente una grande novità in Italia, in Europa anche forse, e è un settore o comunque una parte, un aspetto del caffè su cui veramente possiamo lavorarci e possiamo crescere tanto, perché è un tipo di lavorazione che abbiamo sempre tenuto da parte. Ciao, sono Simona, ho 23 anni e vengo da Sirmione sul Lago di Garda. Oggi sono stata all'Umami Coffee Campus ed è stata un'esperienza molto bella, è stata un'occasione di confronto non soltanto tra baristi ma anche tra clienti e persone del mestiere. È stato molto interessante poter vedere la tostatura, che personalmente mi affascina moltissimo, e tutti i cambiamenti che avvengono nel caffè durante questo processo, e sono stati molto interessanti anche le degustazioni, il poter assaggiare un caffè preparato con metodi di estrazione diversi come l'espresso piuttosto che l'ibrico, la preparazione in filtro, e vedere tutti i cambiamenti che ci sono, come valorizzare anche diversi tipi di caffè. È stato in Etiopia che abbiamo bevuto in filtro, è stato veramente veramente molto buono, con quei sentori molto marcati di citrici, quindi di agrumi, lime, limone, è stato bergamotto, veramente veramente molto buono. Mi è piaciuto molto il ragazzo della Corea che ho conosciuto oggi, che è stato qui in visita e che si è approcciato molto bene con noi italiani, era alla ricerca di questa rivisitazione dell'espresso, e anche Marco Cremonese, il suo modo di tostare il caffè e tutta la passione che trasmette quando lo fa, veramente molto molto bello.